Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi è un look semplicissimo, non potete dirmi nulla, non potete trovare scuse. Per chi non l'avesse capito, è un make-up ispirato un po' al periodo che sta per venire, ovvero l'estate. Infatti, a mio avviso, personalmente, è un trucco facile. Leggero, sì, vabbè, rispetto a quelli che faccio, sì, lo è. Ma soprattutto è semplicissimo. Spoiler, a chi non serve fare la base, per gli occhi ho usato solo matite, terra e illuminante, sulle labbra una matita e un gloss. Poi, se avete anche esigenza di fare la base, vabbè, del fondotinta e un po' di fard e avete finito. Così la lista sembra lunga, ma vi giuro che in realtà è veramente facile. Quindi vi invito a guardare tutto il video. Se non siete iscritti, mi raccomando di cliccare il tastino in fondo e vi lascio al video. Per il trucco di oggi iniziamo subito dalla skincare. Fondamentale e alla base di ogni make-up, io ho una pelle mista grassa, quindi vi consiglio quello che uso io per la mia pelle, ovvero mi trovo bene in questo periodo con queste due creme di Vichy e le trovo anche adatte ad una pelle mista grassa. Questo qui l'ho quasi finito e credo sia il secondo ed è il siero booster con acido ialuronico, mentre questa qui e anche questa è la seconda e la terza che finisco della linea Acquaglia Leggera. Mentre per chi avesse una pelle secca esiste anche la stessa crema, ma più idratante per una pelle secca o normale. Applicate la crema in questo periodo fondamentale come ultimo step e la protezione solare. Sempre per pelle grasse mi trovo benissimo con questa qui della Roche-Posay. Infatti si assorbe subito e non lascia assolutamente la pelle unta come le classiche creme solari. Praticamente già non c'è più. E come potete vedere, una rifletta la luce. Fantastica anche questa. Anche con questa skincare base ci riteniamo soddisfatti e possiamo passare al make-up. Ok. No, la mia codina. Mentre per irritazioni, se soffrite il caldo, se avete preso troppo sole, vi consiglio quest'acqua qui dell'Avène. E adesso si passa al make-up vero e proprio. Se non avete problemi di imperfezione, la vostra pelle è perfetta, non è il mio caso. Non vi consiglio di applicare chiaramente un fondotinta, ma lasciate la pelle bella per com'è. Al massimo applicate un correttore dove avete necessità. Mentre per chi vuole applicare del fondotinta, chiaramente ce n'è di diversi per ogni esigenza. Questo qui, per esempio, sempre per pelle grassa, ha una texture super liquida, adatta anche all'estate. Altrimenti, come novità, vi ho fatto già vedere lo Skin Realist di Nabla. O per chi vuole o necessita più coprenze, il Transformist di Astra o il Close Up. Solitamente quello che faccio io è applicare il Transformist di Astra, che ha un po' più di coprenza sulle imperfezioni, sulla zona un po' più bassa del viso, in modo da non creare stacco. Adesso sembra bianchissimo, ma adesso metterò sopra questo qui, che è il Close Up di Nabla, che è molto più estivo come colore, arancione. Sembra che io abbia messo un sacco di roba, ma in realtà adesso, sfumandolo con un pennello, vedrete che alla fine non è poi così tanto. Una volta fatto ciò, mi ritengo soddisfatta. Se volete, potete applicare correttore magari dove ne avete necessità. Io devo dire che ogni volta con questa combo mi ritengo soddisfatta perché il Transformist fa sia da correttore che da fondotinta e quindi non sento la necessità di applicare altro su. È chiaro che potete utilizzare anche un fondotinta dalla coprenza assolutamente minima di quelli che si usano adesso, tipo i Tinted Skin, che vi lasciano semplicemente il colorito un po' più uniforme, però neanche li sentite addosso. Per evitare di lucidarmi troppo, io applico un velo di cipria giusto qui sotto, nella zona centrale del viso, e qua sulla fronte. Dopodiché la mia scoperta preferita del periodo, ovvero questo prodotto qui che tinge le guance, che ho preso da Primark. Se non avete visto il video, ve lo lascio qui su. Secondo me è fantastico. Va shakerato bene. Applico due o tre dot. Potete metterlo magari anche sul naso per fare un po' l'effetto baciata dal sole, senza esagerare. E successivamente vado a picchiettarlo. Praticamente stiamo facendo uno di quei make-up che sembra che non ci siano, ma in realtà ci sono e come. Guardate che bello. Rimane super naturale e adoro l'effetto che lascia. E vi giuro, è costato 3,50 euro. Ed è bellissimo, bellissimo. L'unica pecca di queste cose da Primark è che un giorno le trovi, ma poi tra qualche weekend non sei sicuro che ci siano ancora, perché le cambiano di continuo. E qua un po' sul naso per quell'effetto scottato dal sole, quando qui il sole neanche c'è. Se vi sentite di aver esagerato, come nel mio caso, tamponate col pennello fatto di fondotinta. A chi piace può applicare anche magari un bronzer in stick,
Esattamente sotto l'osso senza andare troppo sotto e sfumarlo, ma io in questi look un po' così estivi, un po' semplici, lo ometto. È il mio pezzo preferito per l'estate, ovvero questo illuminante qui di Becca. Si tratta di un illuminante liquido, in realtà dal color champagne quasi rosato, ma è bellissimo. Ne va messo pochissimo perché è veramente super power. Ho applicato giusto qualche goccia. Poi magari con il pennello fatto sempre un po' di fondotinta vado a picchiettare un po' su per un effetto un po' più naturale. Voilà. Vi direi la verità, forse mi trovo meglio a tamponarlo con le mani, perché magari col pennello a volte rischia di fare macchia. Dopodiché con la Lift & Snatch di NYX vado a ricreare magari dei peletti giusto qua dove ho qualche buchino. Nulla di esagerato. Dopodiché sfumo sempre un po' col dito per non avere proprio l'effetto netto. Guardate già com'è più simmetrica, tra virgolette. Dopodiché passiamo agli occhi. Di solito in realtà non faccio niente di così particolare. Il massimo che faccio è prendere una palette per contour, questa qui è la Sassy di Mulac, e prendo la terra più calda perché a me i colori caldi piacciono un sacco, e lo porto all'angolo esterno e sulla piega, proprio giusto per creare solo un'ombra, non deve essere niente di più. In poche parole, ridiamo la tridimensionalità che abbiamo tolto con correttore e fondotinta. Quando sento di aver marcato un po' troppo con il pennello del viso, faccio un attimino così, giusto per sfumare ancora di più le polveri. Ultimamente non faccio eyeliner da un sacco, ma mi piace di più giocare con le matite. Quindi quello che faccio è partire da marroncini più chiari fino ad arrivare al nero e sfumarlo un po' sulla linea ciliare e basta. Tutte le matite che utilizzo le trovate nel video qui di Primark. Quindi prendo una matitina marrone, la applico attaccata alle ciglia in modo molto... Non preoccupatevi se la linea è spessa o imprecisa, faccio giusto un trattino. Pennello un po' cicciotto. Vado a tamponare a sfumare. Potete farlo anche col dito, se vi viene male fate un po' così. Ok, rispetto a prima vedete ho creato un'ombra che rende lo sguardo un po' più intenso. Anche solo con le dita, se vi viene male col pennello fatelo con le dita. Dopodiché, marrone più scuro. Magari se solitamente non riuscite, applicate poco prodotto per volta e lavoratelo bene. Vedete, così è orribile, vado così col ditino. Voilà. Dopo aver creato delle ombre con la matita nera, questa qui nello specifico è di Urban Decay, ma anche quella che utilizzo di Primark di solito va bene. Mi concentro stavolta letteralmente solo sulla rima ciliare, quindi vado poco poco all'attaccatura. Qua cerco di mantenermi un po' più precisa, perché il trucco è che alla fine la linea nera la lascio un po' più netta senza sfumarla troppo. E picchietto piano piano. Perché in realtà voglio che quella nera stia lì, quindi non la sfumo eccessivamente, anche perché sennò si va a creare un pastrocchio. Guardate già quanta intensità ha preso lo sguardo e ancora manca il mascara. Poi, se vi piace sempre quella terra di poco fa, potete andare anche a sfumare al di sopra con una passata proprio leggera, leggera, leggera. Momento mascara. Io utilizzo per tutto l'anno e per sempre il mio mascara preferito, ma chi vuole può optare magari per una soluzione waterproof, come per esempio il Lash Princess di Essence. Che è sì carino, però io odio letteralmente i mascara waterproof perché li trovo veramente difficoltosi da struccare. Ma in tutti i modi, acqua micellare, bifasico, olio, balsamo, non fanno per me. Quindi anche in estate utilizzo dei mascara classici. Tra l'altro uno dei miei secondi video era proprio su questo mascara dove facevo vedere appunto i trucchetti di come lo applicavo, che vi lascio qui. Io ho ancora la laminazione, quindi sono molto lunghe, ma già dopo un mese si nota che non hanno più una forma definita, ma stanno andando un po' per i fatti loro. Per evitare troppi grumi, io solitamente, specialmente adesso con la laminazione, vado a passare uno scovolino pulito in modo da rimuovere il prodotto in eccesso. Cosa che di solito faccio sempre, sempre con la stessa palette per il viso di Mulac, prendo l'illuminante, che è qualcosa di pazzesco, e lo applico all'angolo interno dell'occhio in modo tale da aprire un sacco lo sguardo.
Questa cosa la faccio sempre, sempre, sempre. Per finire, combo dell'ultimo periodo, ovvero matitina 03 di Wycon e lip injection di Too Faced. Scusate, sto un po' provando la tonalità delle luci perché ancora non ho ben capito quale sia la migliore. Comunque, scuse, non ne avete più, mo si può andare a fare aperitivo. Niente, anche il video di oggi finisce qui. Io spero tanto vi sia piaciuto, sia stato almeno utile. Io vi mando un bacione gigante, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!